manifestazione di oggi al teatro rientra in un articolato di 2 giorni sulla legalità, che è tutta una rete di associazioni, organizzazioni, sindacati in collaborazione con le istituzioni hanno deciso di realizzare al fine di trattare temi anche di una certa rilevanza, come il tema del legato alla questione del sistema montante da una parte e dall'altro della corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi di quelle patologie di cui soffre oggi l'apparato statale e comunque la società in genere. Mi sembra sia stata una riunione utile per le cose ascoltate, per le cose condivise, perché si è ragionato su come il potere in sé non sia una parola scorbutica, malata, il modo in cui il potere è stato interpretato da taluni come una sorta di delirio di onnipotenza, come una liturgia e una scelta di privilegio, di profitto, come una costituzione materiale che ha riscritto tutte le regole del gioco. La storia di Antonello Montante è questa. Ma abbiamo provato a ragionare su come questa non sia solo la storia di Antonello Montante. Il tema di cui trattiamo fondamentalmente è il tema del potere, della sua gestione, della questione morale che ci insiste, del rapporto fra istituzioni e legalità. Si tratta di capire come più che cambiare il sistema, sostituendolo con un altro, come cambiare il sistema, migliorarlo, riuscire a prevenire i fenomeni di patologia, di corruzione che vi insistono e comunque cercare anche di avere una certa consapevolezza rileggendo la storia passata e recente in ottica, come dire, di una società migliore che sia al servizio dell'uomo, del cittadino e della sua felicità. Ora sono tutti contro la mafia, piangono morti e tenono bandiera, battono petto e hanno la buzzachina. Ogni ci chiami sciddica e malarma cresci sovremo. Il sistema montante è espressione plurale, sistema è parola plurale. Dietro e dentro questo sistema c'erano destini istituzionali di ogni tipo, c'era un progetto di governo della cosa pubblica che andava ben oltre la regione siciliana, c'era il tentativo di sovvertire l'ordine naturale delle cose, delle norme, delle leggi, delle regole. E se adesso ci affidiamo soltanto a una sentenza per considerare conclusa questa stagione, commettiamo una grave ingenuità. Io penso che accanto alle certificazioni che sul piano penale possono arrivare da una sentenza, occorrono poi valutazioni e giudizi che sul piano istituzionale, politico, sociale, morale sono nella responsabilità dell'intera comunità e naturalmente poi di chi nelle istituzioni queste domande deve continuare a farsi.